Sì, il Grovat è stato il punto d'inizio per una serie di interventi per rilanciare la Liguria, dare forza alla Liguria e soprattutto semplificare le numerose normative regionali che anche e forse soprattutto in materia urbanistica spesso sono da ostacolo allo sviluppo e al rilancio del territorio. Oggi abbiamo incontrato, dietro nostra richiesta, l'ANCI Liguria, che ringrazio per la loro disponibilità e attenzione, per presentare 5 punti sui quali noi interverremo in questa fase iniziale di normative urbanistiche che sono già esistenti. Ne cito una fra tutte, la legge sui sottotetti, ad esempio, ma anche la legge urbanistica stessa, che adesso inizia un iter che porterà al confronto col territorio, confronto con i cittadini, e sono quindi norme già esistenti e noi vogliamo fare in modo che queste norme vengano semplificate. Semplificate come? Semplificate riducendo il numero dei passaggi. Sappiamo bene che, ad esempio, un privato, quando va in comune per avere una licenza per poter fare un tipo di intervento, deve avere davanti a sé, gli aspettano una serie di step che spesso sono lunghi, costosi economicamente sia al comune che al privato stesso, e spesso non arrivano mai a una fine, perché in qualsiasi momento ci può essere un blocco dell'attività in corso. Noi vogliamo fare in modo che ci sia dall'inizio una chiarezza sul fatto che si possa fare un intervento o non si possa fare, quindi che ci sia maggior chiarezza e maggior appunto decisione non nella fase finale ma nella fase iniziale. Ma soprattutto vogliamo che l'iter, una volta che il comune ha deciso di fare un certo tipo di intervento, l'iter sia nettamente più breve, meno ingessato burocraticamente e soprattutto meno costoso per le tasche dei cittadini.